Nel precedente episodio di The Long Dark. Ah, bene. C'è un nebbione della Madonna. Un coltello da caccia. Grazie signore, lei è gentilissimo. Buono lì coniglietto. Buono lì coniglietto. Porca puttana, il coniglietto è scappato. Salve a tutti, io sono The Long Gamer e oggi continuiamo col quarto episodio di The Long Dark, un survival con la S maiuscola ancora in accesso anticipato. Negli scorsi episodi sono riuscito a sopravvivere all'avversità di questa gelida foresta canadese, alla ricerca di risorse, evitando di morire ucciso dai lupi o da eventuali pessime scelte. Stavolta ho un obiettivo ed un piano preciso, trovare l'uscita per la prossima area poiché questa non ha più risorse e penso di sapere dove andare. E rieccoci esattamente da dove avevamo lasciato, sempre nella nostra baita. Allora, vediamo in che condizioni siamo. Un po' affamati direi. Allora, rimediamo immediatamente, nutrendoci più non posso. Abbiamo cracker salati e un po' di cibo che sta andando male, quindi è meglio non tenerlo nell'inventario più di tanto. Ok, dobbiamo essere abbastanza pronti a partire. Ho ridotto un attimino il peso dell'inventario, ho tolto quegli oggetti che non ci servivano e ricavato materie prime dagli stessi. Allora, vediamo un po'. Beh, il sole è già alto. Allora, praticamente, montando i tre video precedenti mi sono accorto che l'unica zona che non ho esplorato è da questa parte. Dato che prima o poi sta benedetta uscita per la prossima mappa la dovrò trovare, a questo punto, sperando che io non mi sia sbagliato, dovrei poter avere una via d'uscita da questa zona qua a sinistra. Perché sennò non so più veramente da che parte andare. Pensavo veramente alla disperazione di un essere umano che si trova in una situazione del genere, solo, con un freddo bestiale. Non sai cosa sia successo, tutti quelli che incontri sono morti. Sfiga vuole che ci sono anche i lupi che ti attaccano a vista, perché vabbè... E tu devi sopravvivere, non sai dove devi andare, non sai dove ti trovi praticamente. Le risorse sono scarse. Quanto puoi resistere? Ma soprattutto cosa saresti disposto a fare? Che in un mondo in cui praticamente sei l'unico sopravvissuto, diciamo così per adesso, qualunque cosa tu possa fare lo possiamo definire accettabile. Immaginatevi in una realtà in cui incontri anche altri esseri umani. La cosa sarebbe molto differente, penso. Per questo pensavo che questo gioco in co-op o in versus, a seconda di come la volete fare, potrebbe diventare una cosa molto interessante. Questo gioco ha una discreta rigiocabilità, non avendo le mappe generate in maniera procedurale, ovvero quelle mappe che sono differenti ogni volta che le giocate. Se sapete dove andare la prima volta, la seconda volta che lo ricominciate, siete già a buon punto dell'opera. Mamma mia, ragazzi, la zona è veramente inospitale. Qua? Cosa ho trovato? Un lichene. Dai che dopo mi faccio un bel tè coi licheni, che è il mio preferito. Santo cielo, spero di non essermi sbagliato. Andiamo di qua. Che roba è laggiù? Sembra un ponte. Almeno. Dio santo, speriamo non ci siano anche i lupi da ste parti. La zona sembra tranquilla. Sì, un ponte. Dai che è un buon segno. C'è un ponte, magari potrebbe essere il punto di attraversamento per la nuova mappa, chissà. Un po' di culo non ci sputerei. Vediamo un po'. Sicuramente i programmatori avranno messo qualcosa sotto. E ci avevano messo un lupo, no? Hanno messo... un fuoco. Che cazzo è? Una diga? Sembra una diga. Cacchio, 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 forse ho trovato una zona. Aspetta, aspetta. Ah, oh, e ho anche parecchio freddo. Ho trovato dei funghi. Benissimo, così dopo ci facciamo una pizza, casomai. Ho due tagliatelle, a seconda del caso. Porco cane, però. No, non siamo messi bene. Dio buono, se potessi entrare in quella diga. Andiamo giusto rapidamente, se riesco a... mi sa che non c'è. Nulla di nulla.
Allora, vediamo se mi riesce di salire qua. Perché purtroppo la ciccia qui non mi può saltare. Non gliel'hanno mai insegnato da piccola. Eh sì, mi sa che là si entra. L'hai crollato. Io spero di trovare qualcosa. Sì, è una diga, altro che... Una carcassa di cervo. Aspetta che raccogliamo un po' di carne, che torna sempre utile. Speriamo di trovare qualcosa di utile all'interno. Vediamo se c'è qualche altro posto. Si può entrare, no? Sì, sì, si entra. Ma che posto ospitale. Mamma mia. C'è nessuno? Operai? Che era sto rumore? Ho sentito... Ho sentito un rumore. C'è qualcuno? Ho una marea di proiettili, non ho paura di usarli. Sono cintura nera in... Aslasmahen! Forse mi sbaglio, madonna, sto corridoio quanto è inospitale. Continuo a sentire dei passi. Porca puttana, sento dei passi. Sento rumori nel mio orecchio e non sono piacevoli. Che? Lupo! Le mie povere orecchie. Peccato. Ce n'è. Ce n'è un altro? Grandissimo figlio di puttana maledetto. E ti rubo anche tutta la carne adesso. Porca troia, il lupo non me l'aspettavo. Oddio, sempre meglio che zombie o altro, però. E mi prendo anche la pelliccia del lupo. Ma sì, santo cielo, ho sempre voluto farmi una bella giacca di lupo. E le budella che ci facciano, ragazzi? Le budella te le lascio. Gesù, spero non ci sia nessun altro. Che culo che avevo ancora quel singolo proiettile. Il problema è che non si vede una mazza. E io sono anche sovrappeso. Ho 8 kg di legna addosso. Vedrò dopo di recuperarla quando torno indietro. Vediamo di bere un po', così anche mi alleggerisco. Devo esplorare sto posto, c'è qualcosa dentro, tanto vale che io mi alleggerisca. Sperando che il gioco non mi faccia sparire gli oggetti, se no è la volta buona che mi incazzo. Lasciamo qui per adesso l'acqua non potabile, sì, potabile. E la recupero dopo. Perché non ho nemmeno... Prybar? Oh! È il piede di porco! E che cazzo ci faccio con un piede di porco? Avessi ancora la lanterna che avevo nella prima partita. Due ne avevo trovate nella prima. Ho trovato dei guanti, credo. Però santo cielo, non si vede veramente una mazza. Vediamo se ho un flare o qualcosa. Non mi butti via la carne cortesemente. Vabbè, ce l'ho! Ma no! Non lo sapevo! Beh, molto meglio. Ok, sono un po' pirla. Cazzo, il problema è che sono senza colpi, Dio santo. Sono completamente senza proiettili. Io spero di trovare qualcosa qua dentro. Che se no sono fregato alla grande. Soda, ok. Ho trovato un sacco di bevande, ma... Cacchio, speravo fosse il tipico posto che è pieno di oggetti. Vediamo. Ancora bibite. Ah, ecco cosa mi serviva il piede di porco. Adesso lo sappiamo. Cazzo, ragazzi, è la mia solita fortuna, eh. Niente. Ma dimmi. Cos'è? 5 colpi del fucile. Sì. Aspetta che lo ricarico now. Lo ricarico tutto ora. Perfetto, 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 perfetto. Si è fatta la luce? Grazie, ingegnere. Vediamo. Aspetta, che ho anche fame. Se trovassi un punto per accendere un fuoco. Fanculo, mi sono spaventato per il lupo che ho ucciso prima. Sono ancora un po' nervoso. Dai, Nina, forza.
Burro d'arachidi e un proiettile e latte, ancora latte, ragazzi. Oh, in sto posto si bevevano l'infinito, eh? Oh! Bende, antibiotici. Beh, dai, dai, non è andata così male. Vedo un proiettile, barretta. Cibo non mi manca. Perfetto, altro proiettile. Oh, cassaforte! Ma non so il codice. Porco cane. Magari qua, da qualche parte, randomico, ti compare il codice della cassaforte col culo che mi ritrovo. E peso troppo per correre adesso. Porco cane. Quanto peso? Sì. Peso veramente troppo. Ok, mi sono leggermente alleggerito. Cosa abbiamo qui? Ah, vaffanculo, eccola qua la lanterna. La mia in che stato è però? Minchia sta la lanterna. La mia fa cacare, quindi vediamo se questa è meglio della mia. Di gran lunga, quindi distruggiamo la mia per delle parti. Così peso anche di meno. Perfetto. Accendiamo la nuova e qui abbiamo un tanicozzo di cherosene per la lanterna. Perfetto, che riempiamo subito. Perfetto. Però devo lasciare qua il tanicozzo. Perfetto. Allora dovrei essermi un po' alleggerito. Ho messo su quei guanti più pesanti che ho trovato prima. Io spero che non ci siano altri lupi qui, perché sennò mi incazzo. Lupi, sono armato, pericoloso. Io lo dico, eh. Che? Il fuoco. Ok, 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 ok. Allora, vediamo di riscaldare un po' di quella carne, che sicuramente si mantiene meglio cucinata. Io spero di non aver detto una stronzata. Dicevo, si mantiene meglio cucinata di quella cruda. E approfitto anche per riscaldare qualcosa. E soprattutto per sciogliere un po' della neve. Benissimo. Allora, buttiamoci su un po' di legna del cavolo. Perfetto. E recuperiamo 3 litri d'acqua. Potrei anche cucinare un po' di quella carne di lupo. Molto bene, che mi mangio anche subito. Vediamo, sì, perché sono anche affamato, ok. Spero che la carne di lupo sia commestibile. Cristo, guarda calorie che dà. Molto bene, molto bene. Ok. Vediamo un po'. Ok. Direi che la signora ha gradito. Oh, oh. Cazzo, la legna di sopra. Vabbè, vediamo di cucinare un altro po' il lupo. Ho la legna di sopra, niente da fare. Dai, 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 dai. Appena appena in tempo a cucinare il lupo. Ok. Buon dai, va bene così, va bene così. Adesso siamo pieni zeppi d'acqua e pieni zeppi di cibo. Io spero che si mantenga abbastanza bene anche nei prossimi giorni. Voglio dire, ci sono anche mille gradi sotto zero. Si dovrebbe mantenere. Brrr. Qua cosa abbiamo? Ah, eccola qua, la legna, cacchio. Ah, a saperlo. E niente. Vediamo cosa mai se riesco a riaccendere un fuoco. I materiali dovrei averli. In ogni caso. Così almeno cucino il resto della carne, giusto per tranquillità. Ribadisco, sperando di non fare una cagata, Che ultimamente sembra proprio la mia politica. No, beh, dai, battute a parte, non me la sono cavata così male. Ok, questo serve ad accendere il fuoco, a quanto pare. Qui abbiamo nulla, no. E non vedo anche altri lupi, che è veramente un buon segno. Mi aspettavo di essere assaltato e stuprato da un altro branco di lupi. Ah, siamo dall'altra parte. Ok, ok, ok. Cos'è laggiù? Cos'è? Ah, è un dipendente che si è addormentato sul posto del lavoro. Tranquillo, eh. Nessuno la disturba. Un apriscatole ho trovato. Ok. Un'accetta.
Pasta, antidolorifici. Signor mio, cioè, lei è morto con tutta sto popò di roba. Santo cielo, pensavo di far schifo io, eh. E infatti non c'aveva un cazzo addosso. Buono, 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 buono. Quella della priscatole mi torna molto utile. Oddio, vabbè che ho 7022 accette adesso, eh. Non so se tenerle, perché Cristo, pesano una marea. Allora, facciamo così, tranquillo, tranquillo. Ne ripariamo una intanto. E non posso, perché non ho legna. Speravo sia il tipico gioco dove ti basta avere l'oggetto per riparare. Tanti saluti. Porco cane. E niente. Quante ore di luce ho ancora? 3, troppo poche. Allora, continuo con la mia tattica. Riscaldiamo altra carne, sperando che duri. Casomai me la mangio anche subito. Vedo che le calorie vanno giù in fretta. Una cavolata è che mentre cucini non puoi fare altro, cioè mi piace che tu butti via un'ora del tuo tempo a guardare la carne che si cucina senza poter fare altro. Molto logico, sì, vabbè. Non si può aver tutto, dai. È fatto anche molto bene come gioco per il resto. Ok, abbiamo ancora tempo per fare del caffè. Potevano mettere un'icona per la roba calda però, eh. Perfetto, dovremmo essere messi abbastanza bene. Molto bene. Ok. È andata molto meglio del previsto. Io direi di approfittare di questo per sciogliere un po' di neve. Ok, e per sciogliere la suddetta neve. Sì, sciogliere, cucinare la suddetta neve sciolta. Cucinare, bollire. Oggi l'italiano mi sfugge, più del solito. Perfetto. Ok, dov'è l'uscita? Qua. E si scoprì che i lupi rispawnavano, così, a caso. Sarebbe veramente da incazzare queste robe qua. Magari sono a un metro dall'uscita. E sicuramente, se esco da questa base... Cos'era? Ah, pixel erano, vaffanculo. Se esco da questa base e vado a destra, sicuramente mi ritroverò... Non vedo niente. Grazie, grazie. Ecco qua, devo riprendere tutto sto po' di roba. Ok, mi ritroverò lì dei binari dove vado di solito. Sì, dove sono stato le ultime volte. Perciò a questo punto andrei ancora a sinistra. E Gesù quanta roba ho addosso. Allora, io intanto direi di dormire tutta la notte. E vediamo intanto se... Dove? Ok, sacco a pelo. Ci pensiamo domani mattina. Dormiamo 8 ore. Facciamo anche 9. Perfetto. E vediamo la mattina dopo di alleggerirci prima di tutto e di tentare di trovare l'uscita. Ah, il buio. Dov'è? Sacco a pelo. Facciamoci un'altra ora che è meglio. La madonna della sete che ho addosso. Vedo che la mia teoria è corretta. La carne cucinata dura parecchio. Ho dormito tutta la notte ed è ancora al 99-98%. Perfetto, allora io direi di far fuori quegli alimenti che stanno andando a male. E direi di lasciare qua un po' di roba, così che io posso tornare, nel caso la mia ricerca vada male, e rifornirmi nuovamente. Avrei preferito trovare qualcosa per riparare i vestiti, ma non si può aver tutto, dai. Ah, perfetto, se mi crasho ogni volta che esco da qua sono fregato. Porca puttana. Il gioco è crashato, di nuovo. Ok. Anche a farla apposta, il gioco è crashato. Per fortuna mi ha salvato fino a questo punto. Credo sia pochi... Sì, ok, era pochi minuti prima che io uscissi dalla diga, quindi dovrò solamente rifare le ultime azioni. Grazie gioco, mi hai fatto prendere un cacchio di colpo. Ok, bene. Dovrei essere più o meno al punto in cui ero prima di partire. Il gioco si bloccasse, quindi vediamo di uscire. Ti prego non ti bloccare. Abbi pietà. Il buio, è vero, nella partita precedente avevo aspettato un altro po'. Cazzo. E vabbè, almeno sono fuori. Buongiorno mondo. Ok, teniamo l'arma a portata di mano. Cristo, se è buio.
Sento rumori strani, ma spero non siano passi di un lupo, perché sennò è la volta buona che mi cago in mano, letteralmente. Cristo, manca ancora tempo però qui. Sono riuscito a... Ok, fa troppo freddo, torno indietro. Non si può, non si può. Ah, chiedo rifugio. Brrr. Mi sono congelato. Puttana ladra, avevo anche lasciato il sacco a pelo qui. Per fortuna. Ah, non è mai una buona idea uscire di notte se non sei ben equipaggiato. Ok, rieccoci fuori, se non crasha. Non crashare. Non crashare. Ti prego. Sii gentile. Ok, molto meglio stavolta. Ah, nonostante le difficoltà tecniche del gioco che si blocca e della mia innata incapacità, siamo quasi arrivati al terzo giorno e ancora sottoscritto non ha trovato l'uscita della prima mappa, dai. Io penso che di là si torni alla parte che ho già visitato della mappa. Lupo, lupo, ok, io vado di qua. Ho un buon presentimento. Dai, dai, dai. Beh, deve essere di qua l'uscita, non può essere da nessun'altra parte. Ah, ecco l'uscita. Ecco l'uscita. Non ci credo. Non ci credo, ho trovato l'uscita. Ah, sante divinità videoludiche. Nuova mappa. Posso tornare indietro anche? Sì, posso anche tornare indietro nella peggiore delle ipotesi. Signore e signori, dopo 4 episodi finalmente siamo alla nuova mappa. Ah, non mi sembra vero. Anche la signorina qua è contenta, vedo. Speriamo non lo siano anche i lupi. Chissà cosa incontreremo in questa mappa. Mi aspetto un sacco di ghiaccio, una cascata a quanto pare. E spero anche una quantità immane di risorse. Porco cane, ragazzi, non mi sembra vero di essere arrivato alla nuova mappa. Il vantaggio, se non ho capito male, è che qualora dovessi morire... tocchiamoci le balle. Tutti? Tutti. Ecco, anche lei si tocchi. Bravo. Dicevo, qualora dovessi morire... dovrei poter ricominciare tranquillamente dalla seconda mappa senza rifarmi la prima. Cosa molto positiva. Ma sarei curioso di andare a guardare di là, magari in un'altra occasione. Quindi, se tiro le cuoia, almeno non dobbiamo rifarci tutto. Piccolo lato positivo. Tutto rumore di cascate. Un bel bagnetto adesso. Queste acque termali. Ah. Detto, ragazzi, che sto posto è veramente... era così di merda anche prima che ci fosse una catastrofe geo qualcosa agnetica. Si potesse entrare, ma... dove cavolo mi trovo? Se cade il coso intero mi incazzo. Sì, no, mi sono bloccato. No, no. Gioco, perché mi fai questo? Sono bloccato. Non è giornata. Questo gioco mi odia. Dai. Non ci credo. Io non ci voglio credere. Proprio non ci voglio credere. Raggiungo la seconda mappa e mi blocco? Ma mi prendete in giro? Oggi giornata di bug a più non posso. E pensate che ho tagliato alcune scene perché il gioco si è piantato 4 volte prima della fine. Almeno il lupo della diga non mi ha tatuato a morsi la natica e ho trovato la seconda area, che purtroppo ho potuto godere solo per qualche minuto. Grazie gioco, eh? Nessun problema, nel prossimo episodio vedremo se la mia fortuna girerà o se il gelido Canada avrà la meglio su di me. Io spero che il video vi sia piaciuto, se possibile mettete un mi piace ed iscrivetevi, magari lasciate un commento e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!